Buonasera e benvenuti a tutti a questo primo webinar dell'anno con TIC Mill. Questa sera presenteremo un expert, un nostro partner andrà a presentare l'expert chiamato Sniper Breakout. Prima di entrare nel vivo dell'expert, vi leggerò il disclaimer e farò una breve presentazione del broker che rappresento. Allora, il disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TIC Mill. Ed hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori e TIC Mill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese da partecipanti e dagli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC Mill, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: il trading di prodotti finanziari in leva comporta un altro grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale. Assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Allora, il webinar è presentato da me, Giuseppe Ciricola, sono il Country Manager Italia di TIC Mill, e da Roberto Labella, trader e programmatore MQL4, che appunto ci presenterà l'expert. Prima di fare questo, vi faccio una breve presentazione del broker di TIC Mill, elencandovi un po' le caratteristiche che ci contraddistinguono. Allora, TIC Mill è un broker non dealing desk, con commissioni tra le più basse del settore, spread a partire da zero. Abbiamo una regolamentazione molto forte, infatti, dalla FCA UK. I fondi custoditi sono custoditi in conti segregati e assicurati fino a 50.000 sterline. Abbiamo tutte le strategie sono permesse su TIC Mill, non ci sono limitazioni sui profitti, quindi sono benvenuti tutti i tipi di expert, e c'è anche poi, visto la nostra velocità di esecuzione ultra rapida, la possibilità di essere seguiti anche con degli slippage positivi, perché le posizioni di tutti i nostri clienti vengono girate direttamente al mercato e quindi viene garantita la best execution. Questo è anche garantito dai nostri server sparsi per il globo. Abbiamo un'ampia gamma di mercati, tra cui appunto il Forex, CFD sugli indici, materie prime, metalli preziosi e le criptovalute. Come strumenti di ausilio al trading forniamo AutoChartist, la VPS, il One Click Trading e la nostra demo è limitata. Potete aprire quante demo volete con TIC Mill, saranno sempre illimitate. Questo quindi vi permette di poter testare tutte le strategie di trading desiderate. Inoltre, siamo uno dei pochi broker ad offrire zero costi sia sui depositi che sui prelievi. C'è il nostro programma partner di TIC Mill, che poi potete vedere direttamente dal nostro sito, e inoltre forniamo anche un'assistenza in dichiarazione del capital gain, visto che comunque agiamo in regime dichiarativo ai nostri clienti, attraverso una collaborazione con uno studio commercialista esterno, e quindi ci saranno degli sconti su i clienti di TIC Mill. Vedete l'email per ulteriori info, quindi potete poi scrivere direttamente al commercialista. Se non sbaglio, la prossima slide, Roberto, dovrebbe essere sui server. Questo è quello che vi accennavo prima: i server sparsi nel mondo di TIC Mill, che assicurano comunque una velocità di esecuzione senza pari. Abbiamo, oltre a quelle famose di Londra, New York e Tokyo, anche altri backup sui server, che garantiscono appunto delle qualità di esecuzione senza pari. Potete inoltre poi confrontare da un sito esterno, quindi non da un sito proprietario di TIC Mill, ma dal famoso MyFXBook, le nostre qualità sulle commissioni, in quanto sia tra commissioni e spread inclusi, quindi già nel calcolo, siano tra le più basse, e
quasi sempre tra le migliori rispetto ai maggiori competitor dell'industria. Allora, io avrei finito con la presentazione. Vi ricordo solo che potete provare senza nessun impegno il conto di benvenuto di TickMill per chi non è ancora cliente. Andate sul nostro sito che adesso vi faccio vedere, dove potete appunto provare senza nessun deposito richiesto le qualità del server reale e quindi poi tutte le condizioni potete trovarle sul sito di TickMill, www.tickmill.com, dove appunto potete prendere anche visione dei conti della tipologia dei conti che offriamo. Allora, io avrei finito con la presentazione del broker, passerei adesso la linea a Roberto per la Sì. presentazione di questo expert. Allora, Roberto, sei pronto? Quindi direi di andare un po' a vedere le caratteristiche, quindi ti lascio la parola. Allora, se avete domande, io se sono domande pertinenti alle slide che man mano Roberto andrà a spiegare, Roberto io ti interrompo e poi ti faccio la domanda, altrimenti poi le lasciamo per uno spazio finale. Cerchiamo di presentare l'expert entro un'ora, quindi cercheremo un po' di affrontare anche un po' tutte le altre questioni anche relative magari a come effettuare dei buoni backtest. Rispondo solo all'ultima a una domanda di Antonio sul broker, se su G-Swap, sì, assolutamente sono sempre presenti, sia ovviamente in positivo che in negativo. Su G-Swap noi non siamo un market maker, quindi non possiamo andare a non offrire lo swap, solo per alcune tipologie di conti islamici si può fare. Ok, Roberto, io ti lascio la parola. Ok, grazie Giuseppe. Mi senti bene, giusto? Sì, io ti sento, sì. Ok, aspetta, vediamo se... Un attimo, non so se è riuscito a vedermi anche. No, forse non è riuscito a Roberto, io vedermi. sulla telecamera a volte ho riscontrato un po' di problemi di connessione, nel senso che comunque poi non è fluida come. Ma infatti adesso qua si vede tutto arancione, forse c'è anche un problema con la... Esatto, quindi magari non. Tanto comunque ti È conosciamo, vero. quindi. Beh, allora, per chi mi conosce, Roberto, per chi non mi conosce, io mi chiamo Roberto Labella. Prima di presentarvi, comunque, voglio dirvi che non sono un consigliere finanziario, okay? E come ha detto Giuseppe prima, non sono responsabile dei vostri trades, delle vostre decisioni sul rischio, delle vostre perdite, delle vostre vincite, ok? Siete voi responsabili del vostro trading. Io qui sto per comunque esporvi una mia creazione che ha dei principi matematici molto validi e vi vado un po' a spiegare tutto il mio processo che ho fatto per creare un expert advisor di questo tipo, va bene? Ma ripeto, non sono consigliere finanziario. Ora, per chi non mi conosce, io sono Roberto Labella, cioè sono un ingegnere informatico e sono un trader e programmatore MQL4. Okay, qui in Italia sono il migliore programmatore MQL4, ho anche creato una bellissima community di programmatori e ho creato anche un sito, okay? Questi sono anche i miei contatti, poi alla fine Giuseppe vi manderà il link. Ora, io vi racconto un po' la mia storia, così anche voi un po' mi inquadrate, perché mi conoscete. Io ho conosciuto il trading 5 anni fa, grazie ad Alfio Bardolla. Da lì mi sono approcciato al trading e poi ho seguito tre mentori forti, tre maestri che mi hanno dato un imprinting forte al trading. Il primo è Timothy Sykes, diciamo che era che è un milionario, comunque mi ha dato un imprinting molto buono sul trading. Poi Van Tarp e poi Mark Douglas. Ok. Da questi qui io ho preso tantissima conoscenza, qui ho letto tantissimi libri e ho formulato comunque le mie strategie di trading e anche da queste idee prese da questi miei maestri ho riversato un'idea universale che adesso vi spiegherò in questo webinar, che è l'idea sottostante allo sniper breakout. Va bene? Ed è veramente, veramente interessante. Ora, questi sono i vari punti che affronto nel webinar. Ok, vi faccio un percorso per farvi anche capire tutto il processo che ho fatto per creare questo expert advisor. Ok, allora, parlerò innanzitutto della strategia sottostante, dunque la strategia di rottura
di resistenza e supporto, che in realtà è la strategia di breakout nella quale si basa l'expert advisor. Poi l'idea della gestione del trade, tutto questo strumento l'ho dovuto compilare, comunque l'ho dovuto, cioè da quello che avevo in mente, da tutte le idee che avevo in mente, da tutta l'esperienza, l'ho dovuto comunque riversare su macchina, ok? In modo da farlo completamente in automatico. E poi la scalabilità di questa strategia, che è un vantaggio statistico, la scalabilità su altri mercati e su altri time frames, ok? Infatti vi spiegherò che sottostante a questa strategia c'è un perché, okay? C'è una motivazione, il perché, diciamo, è la psicologia umana, ok? E ve lo spiegherò. E poi vi faccio vedere anche i backtest, come si fanno dei buoni backtest, perché questa è una cosa importante per chi è programmatore, comunque per chi è anche trader, ok? Perché i trader devono anche comunque fare dei backtest delle proprie strategie per vedere la validità della strategia. Come si fa a capire se una strategia è buona o meno? Innanzitutto si procede con i backtest, questo è il primo passo. Poi il secondo passo è, diciamo, vedere anche sul reale il riscontro. E il terzo passo è vedere anche il confronto che c'è tra il backtest e i risultati reali. Ok, provo a vedere il backtest di questo expert advisor dal 2004 e come si fanno i buoni backtest. E poi vi racconterò anche le performance del X%, che non me ne parlo adesso, faccio vedere poi nelle slide successivamente, che sono comunque delle percentuali molto, molto, molto grandi. Ora, Giuseppe mi ha comunque anche detto che questi sono backtest e sono Io risultati. ti richiamo all'ordine nel senso che hai fatto bene adesso a inserire quelle X sulla percentuale, perché ovviamente il messaggio che deve passare poi al di là della validità dell'expert, tu comunque hai fatto un grossissimo lavoro di backtest dietro, quindi sicuramente un lavoro ben fatto. Però ovviamente dobbiamo sempre precisare che si trattano sempre di backtest e quindi non sono garanzia di profitti futuri. Quindi poi magari lo vedremo bene perché io già qualcosa mi hai fatto vedere, quindi magari poi ci soffermeremo sulla gestione del rischio che io reputo sia comunque il punto fondamentale di tutto poi l'expert. Quindi poi magari lo vediamo bene insieme. Un backtest dalle K% con 9% di drawdown nei periodi di 4 anni, ok? Adesso ne parlerò. E poi alla fine il brokers di riferimento è comunque anche, riprenderò anche della mia partnership speciale con Dick Mill, che mi sta trovando molto bene, sia con Giuseppe, cioè con Dick Mill in generale, e poi vi spiegherò. E penso che comunque Dick Mill sia l'ideale per far funzionare questa tipologia di expert advisor, ok? Ora, Roberto, vai. l'unica cosa, mi Sì. dicono in chat che si sente un leggero eco di fondo, non so, tu hai le cuffie, vero? Stai utilizzando? No. Un attimino, allora prendo le cuffie, così evito questo eco di fondo, ok? Sì, esatto. Un attimo. Ok. Ok, Giuseppe, adesso va meglio, mi senti? Sì, adesso io non lo sento più l'eco. Sento un po' un fruscio. Forse è le casse accese. Ah, perfetto, adesso mi senti? Giuseppe? Sì, ok, dai, vai avanti, vediamo. Sì, io ti sento, sì. Ci sentiamo. Ok, adesso. Perfetto, ok. Ho levato diciamo, ho parlato, ho messo le cuffie. Ok, dunque, adesso vi parlo della strategia di breakout, che è la strategia di rottura della resistenza e supporto. Io, qui anche webinars che ho fatto, ho spiegato che ci sono tre tipologie
che si possono avere al trading per poter prendere vantaggio dalla direzionalità del trade. Queste tipologie sono, diciamo, le news che danno un impatto alla price action, dunque delle news danno un movimento del mercato, e dalle news uno può scaturire, si possono scaturire dei trend di mercato. L'altra forma sono i breakout, perché i breakout sono dei momenti di decisione da parte dei traders. E dove lì il prezzo deve prendere una decisione, o continua il breakout o magari rintraccia. E poi una terza tipologia è magari delle estensioni anche grafiche, no? Cioè, per esempio, anche di movimenti di candele molto estese. Questo danno anche, è un principio di possibile formazione di trend. Da questa strategia di breakout, ok, infatti il breakout è un possibile pattern di formazione di un trend. Okay. In questa situazione si presenta uno sbilancio consistente tra compratori e venditori. Si presenta un momento di decisione dove ci sono i traders, compratori e venditori, che sono posti davanti a una decisione importante, anche in un periodo di tempo abbastanza ristretto. Se i compratori, magari ammettiamo che sia un breakout di resistenza, okay? Se i compratori prevalgono sui venditori, allora il prezzo tende a rompere il breakout e continuare il breakout. Bene. Se invece, sempre sul breakout di resistenza, i venditori prevalgono, allora lì il breakout non avviene e c'è un rintracciamento. Comunque si può formare una tipologia di doppio massimo, ok? O comunque di rimbalzo. Va bene. Ora, la cosa interessante è questa, proprio adesso vi faccio anche vedere un esempio, che nel breakout, quando uno entra in breakout, uno può attuare, come dire, una gestione del trade con un rischio di rendimento sproporzionale. Cioè, nel senso che uno rischia un tot, ma un rendimento molto più grande. Questo viene chiamato rischio rendimento elevato. Okay? Dunque, non lineare, ma sproporzionato. Ed è questo è molto vantaggioso, perché infatti, più qui l'idea, se il breakout non funziona, allora si esce dal trade, punto. Se il breakout funziona e il trade comunque continua nella direzione di breakout, allora si prende vantaggio della direzionalità del trade. Bene. E poi faccio vedere un esempio, questo è un esempio abbastanza, come dire, semplice, per farvi vedere come funziona il breakout. In pratica, si vengono a formare comunque in base allo storico, no? In base alla price action, si vengono a formare dei punti dove uno può graficamente riconoscere delle resistenze, dei supporti. E se questi punti, queste zone in realtà, vengono comunque vengono testate un'altra volta e vengono sorpassate, si viene a formare proprio un breakout. Bene. E l'idea di questo expert advisor, andiamo sul concreto, l'idea di questo expert advisor è entrare al breakout, ok, preciso, con uno stop loss abbastanza stretto, vedete? Questa è la distanza dello stop loss. E un take profit molto più grande dello stop loss, ok? Infatti c'era anche Giuseppe che era molto stupito del rischio di rendimento che era di 1 a 15, per esempio. Ed è vero. Cioè, questo è matematicamente, statisticamente, porta un vantaggio. Cioè, quindi tu Roberto sei riuscito a trovare, se ho capito bene, perché alcune parole un po' saltano, però comunque il filo del discorso è lineare. Allora, quindi tu entri sul primo movimento di breakout, dopo aver individuato delle resistenze o supporti, sei riuscito a trovare comunque un rapporto che ti permette di lavorare con un risk reward di 1 a 15, se non sbaglio, grazie proprio a questo, proprio sfruttando questo pattern che ti sei creato sulle resistenze e supporti. Esatto. Sì, esattamente così. Non è, il fatto è questo, non è su tutti, come dire, su tutti i massimi, su tutti i minimi, che sarebbero su tutti, magari, le resistenze o resistenze locali. Cioè, dipende, bisogna anche identificare i giusti massimi e i giusti minimi, che vanno comunque a indicare delle resistenze critiche e dei supporti critici. Va bene. Ok, ma tu entri sempre sul primo breakout, non aspetti un pullback su quel livello, no? Lavori sempre sul. Lavoro sempre su questo, sul primo breakout, sì, almeno questo expert advisor, che ha comunque questo, questo vantaggio statistico, lavora su questo breakout. Poi,
Sto formulando anche altri expert advisor che lavorano sui pullback e rientro del breakout. Quelle poi alt sono altre cose. Però questo expert advisor lavora su questo e ha anche un vantaggio statistico che vi mostrerò. Ok, ora per farvi idea, per farvi vedere l'importanza dei breakouts e comunque il perché, il vantaggio dei breakouts, vi faccio vedere un caso studio. Okay. Su un breakout che ha uno stop loss e un take profit uguali. Okay. Dunque la distanza è uguale. Questo a noi non serve capire diciamo, se è più profittevole o meno profittevole, a noi interessa quante volte okay, sono trades in profitto rispetto a trades in perdita. Questo ci sta a indicare che in particolari condizioni di breakout, diciamo in base ai massimi e minimi che ho identificato, allora c'è un vantaggio statistico, cioè un vantaggio statistico di progressione nella direzione del breakout. Vi faccio un esempio. Okay? Questo è uno statement molto pulito, senza money management, solamente con lotto 1, cioè ogni trade c'è un lottaggio di 1. E la cosa interessante è che questo statement si basa sui breakouts con take profit e stop loss a distanza di 1 a 1. Ok? E come vedete, la cosa che mi interessa, cioè non mi interessa quel profitto, a me interessa qui il profit trades, okay? I profitti dei trades, cioè i numeri dei trades profittevoli. E i numeri dei trades profittevoli su 2300 trades comunque è del 60,96% di trades profittevoli. Bene, naturalmente se uno è accurato può vedere che qui la media dei trades profittevoli è minore della media dei trades perdenti. Questo perché ho incluso le commissioni, ok? Perché se non avessi incluso le commissioni sarebbe lo stesso, però ho incluso le commissioni, dunque va a incidere. Ma la cosa che a me interessa sono i numeri di trades profittevoli. Da qui io riesco a comprendere che c'è un certo momentum quando si presenta il breakout. Dunque, se riesco a gestirlo con uno stop loss stretto, con un take profit molto più grande dello stop loss, allora riesco comunque a portarmi un vantaggio. E poi tutto sta nel saper gestire il trade. Va bene. Ok, dunque una strategia con un rischio rendimento di 1 a 15 e oltre prevede tipicamente più trades in perdita, e questo ci sta, che in vincita, va bene. Ma nonostante ciò, i guadagni dei trades vincenti sono di gran lunga maggiori delle perdite. Dunque noi in questo caso andiamo a combinare due fattori. Il primo, che abbiamo un vantaggio statistico, che c'è momentum quando si presenta un breakout. E dunque il momentum è della nostra parte, che in teoria, dal punto di vista ideale, ci porta più trades profittevoli, cioè più trades direzionali quando si presenta il breakout. Dall'altro canto, noi possiamo avere un rendimento molto grande, è vero che magari passando con un rendimento molto grande ci saranno meno trades vincenti, perché un rendimento molto grande, diciamo, dal punto di vista probabilistico, ci sono meno trades vincenti. Però combinando entrambi si ha un vantaggio. Ok? Seguite. Questo è molto importante. E qua vi faccio vedere dei trades, andiamo anche sull'applicativo, così vi faccio vedere dei trades dell'expert advisor, okay, questi diciamo, sono trades in backtest, e vi faccio vedere il comportamento. Okay. Guardate, allora, questi qui, questo è su pound dollaro addirittura. Okay. E come vedete qua l'expert advisor ha identificato questa linea livello di supporto, è entrato proprio in questo punto, ma ha avuto uno stop loss così stretto perché fa parte della strategia. Uno stop loss stretto e dunque diciamo, c'è stato come dire, un rintracciamento e lo stop loss è andato, si è chiuso in piccola perdita. Va bene, anche qui ha identificato. Secondo l'algoritmo della strategia, ha identificato questo supporto, ma anche qui c'è stato un fake out. Va bene, anche qui c'è stato un fake out. Dunque, tre fake out di seguito. E uno può dire molto strano, no? Perché il trend si è venuto ad andare in un trend massiccio, in downtrend. Ebbene, però il quarto trade, secondo le probabilità, okay? Mark Douglas insegna, no? Secondo le probabilità, il quarto trade è andato in direzione, non si sono presentati dei pullback. Ok, dei rintracciamenti, è andato nella direzione e ha preso in profitto, un buon profitto, che è andato a recuperare tutte le perdite di prima, ma
è andato in guadagno. Ok? Questo è un esempio, diciamo, di equity. Ok? Ci sono stati 1, 2, 3 trades di seguito perdenti, ma poi il trade in vincita è stato molto, molto più grande di quello dei trades perdenti. Ha recuperato quasi tutto. Cioè, ha recuperato tutto quanto e oltre. Seguita. Questa è l'importanza di avere un rischio di rendimento elevato. Ok. Ora, come vi ho detto, l'expert Allora, advisor. Roberto, scusa se ti interrompo, ci Sì, sono un po' già di domande. certo. Non so, allora, mi chiedono su quale time frame, lo consigli. Sì, adesso, ok, adesso ci arrivo sul time frame perché Sì, mi allora parlerò. facciamo così, io vedo un po' di domande, ne sono arrivate già una quindicina, però adesso io faccio parlare a Roberto perché molte di queste domande riceveranno risposta tra poco, Esatto. quindi... E quindi aspetto. Esatto. Poi Giuseppe, finisco una sessione e poi magari facciamo una piccola parte di domande, ok? Finisco questa sessione e poi magari Ok. risponderò anche a delle domande che sono state fatte. Ora, il punto è questo, che l'expert advisor agisce in maniera rigorosa ad ogni trade, ok? È una macchina e dunque agisce ogni volta in quel modo, ok? Non si fa prendere delle emozioni, naturalmente. Però a volte succede il cosiddetto purtroppo, ok? E succede il cosiddetto che peccato, io lo chiamo così, il trade che peccato. Ora, il trade che peccato è questo, è quando si verifica, guardate, qui cioè, ad occhio, no? Cioè si è verificato veramente una discesa massiccia, va bene? E qua è continuato a scendere anche, qua poi il prezzo è continuato a crescere. Il punto è questo, che ha identificato questo supporto, il trade è stato colpito qui, c'è stato un rintracciamento e forse non lo vedete qui, però ha chiuso qui quasi in break-even. Ok? Lo so, è un peccato, è vero, però la macchina agisce secondo una strategia, punto. Ok? Qua un altro trade, ok? Però ci sono i vantaggi di questo, ok? Guardate qui, qui il trade c'è stato un breakout perché ha rilevato una resistenza critica, c'è stato un breakout, ma ha rintracciato, però ha chiuso il trade, diciamo, in break-even, va bene? E qua è stato giusto in effetti. Come sarebbe stato se un umano sarebbe stato qua in breakout e avesse detto, ah no, aspetta, lo stop loss lo sposto ancora più sotto, no, aspetta, aspetta, Sì, qui ce questo è l'ho. un errore tipico che si fa quando si entra in breakout, quello di aspettare un successivo pullback perché tanto poi il prezzo deve ritornare, poi non ritorna più. Quindi sì, quelle sono Esattamente. tipiche situazioni in cui un po' qualcuno poi si va a incastrare, quindi puoi È delegare vero, magari è sì vero. alla macchina questi tipi di operazioni, Di sicuramente è fare un quello. valore aggiunto. Certo. E qua invece c'è un trade che magari è entrato in macchina e poi comunque ha fatto un profitto, ok? No, anzi no, si è fermato qui. Non di molto, però comunque ha fatto un suo profitto. Va bene. Qua per esempio un altro trade in perdita. Ok. Bravo Roberto, perché stai facendo vedere appunto sei partito con i trade peggiori, cioè di solito quando si fa una presentazione c'è chi decanta risultati, fa vedere soltanto i profitti, fa vedere soltanto appunto i trade bellissimi, invece sei partito già dai trade in perdita, quindi questo ti fa sicuramente onore, bravo. No, ma è vero, ma c'è cioè, comunque da mettere in conto, ecco, anche i miei clienti che comunque stanno avendo l'expert advisor, non è che hanno solamente profitti, hanno comunque anche delle perdite, è da mettere in conto, fa parte del trading, ma tutto sta nella probabilità. E adesso infatti c'è una sessione con cui voglio comunque porre la vostra attenzione, perché è importante. Questo qui sono anche un altro trade che è peccato, no? E guardate qui, si è formato un vero e chiaro downtrend. Il supporto era qui, il prezzo è stato colpito, però purtroppo in quel momento ci sono un rintracciamento. Lo so, e sembra strano, sono rintracciamenti veramente di pochi pips, è vero, ma la strategia ha una base statistica, ha un vantaggio matematico-statistico molto, molto performante. E naturalmente, quando uno verifica questi rintracciamenti, uno deve uscire dal mercato, e dunque la macchina esce dal mercato. Ok, nonostante qua sarebbe stato un ottimo profitto. Perché il vantaggio del trading non è un mese o 2 mesi, il vantaggio del trading è il tempo, dunque sono mesi, mesi, anni. Da lì uno può comunque avere
comunque dei risultati, ok? Fa parte tutto sulle probabilità. E comunque adesso vi faccio vedere qualche trade in profitto qua, per esempio. Ok, qua c'è per esempio una resistenza, è entrato in breakout, si è formato comunque anche un buon andamento di breakout e poi è uscito. Ora, la cosa interessante questa è l'uscita strategica del trade. Okay, dunque c'è un movimento dello stop loss dinamico, è critico in alcuni punti, dunque che va a uscire in determinati punti. Cioè, l'ho reso intelligente questo expert advisor in pratica, ok? Che in base a alcune situazioni esce. Infatti è uscito qui, per esempio. Ok. Qua per esempio c'è stato un questo è molto critico. Qua c'è stato un breakout ed è andato in perdita. Però guardate, questa perdita è stata di 2,8 pips, per esempio. Dunque 2,8 pips, meno 2,8 pips. Questo guadagno è stato di 29,5 pips. Ok. Allora fate voi i conti. Ok. Questo è il vantaggio di avere, diciamo, le probabilità delle nostre parti. E questo crea un expert advisor potentissimo come lo sniper. Va bene. Anche qui, qua per esempio, un ottimo trade in profitto. Vedete? È uscito anche in maniera strategica. Questi qui sono, no, questi sono backtest, ok? E lui lo fa in base a certi movimenti della price action. Okay? C'è tutto un algoritmo dietro, non è così facile. C'è tutto un algoritmo dietro. Infatti, poi è rintracciato. E comunque ha preso i profitti in maniera ideale. E qua anche un altro trade che è stato il 29 dicembre, un altro trade in profitto. Va bene. Ora ci arriviamo alle vostre domande, però voglio farvi vedere questo. Vi voglio far vedere un video che adesso ve lo faccio vedere. Ed è l'importanza della gestione del trade. Infatti, mantenere il trade senza gestirlo non avrebbe molto senso. Una buona strategia di gestione, che è lo spostamento dinamico del trading stop, magari le chiusure anticipate, ok, migliora le performance e il drawdown, cioè entrambi. Va bene, faccio vedere solamente queste tre slide, poi vi faccio vedere un video e poi vi faccio vedere, andiamo un po' alle domande e risposte, ok? Ora, guardate qui, questo di qui è un caso studio. I casi studi di solito si fanno con lottaggio 1. Se voi volete fare dei casi studio nei backtest, fatelo con lottaggio 1, in modo che non avete, diciamo, non conformità con dei risultati, eccetera. Fate con lottaggio 1 e così, sono i casi studio. Allora, questo di qui è il caso studio dove uno entra senza trailing stop, senza niente. Dunque, c'è lo stop loss e il take profit, punto. E questo è il risultato finale. In 4 anni, va bene. Questi sono i trades profittevoli. Guardate, per arrivare comunque a un rischio reward molto elevato, sono solamente 94 trades su 1152 trades. Ok, mentre qui sono 1058, cioè il 91% di trades è perdente in questo caso. Psicologicamente questo potrebbe un po' spaventare molti trader, perché comunque psicologicamente reggere quel 91% di perdite non è da tutti. Io ho affrontato un caso del genere anche in chat Telegram che gestisco, e proprio c'era stato questa particolare attenzione sui trading in perdita, e quindi Sì. E sicuramente non è facile gestirlo psicologicamente. Quindi poi questo lo facciamo vedere, perché poi bisogna anche farsi un po' i conti. no, certo, ma questo comunque fa parte del trading, cioè il trading è vero, non è per tutti il trading. Ok, bisogna avere anche come dire, una tempra psicologica, una certa resistenza e anche una certa visione nel trading. Cioè uno nonostante, guardate, cioè qua stiamo parlando di backtest, comunque di risultati che sono stati fatti. Nonostante uno al 91% delle volte ha trade perdenti, cioè, il risultato è profittevole. Ok? Perché naturalmente il rischio di mente è molto, molto più grande di trade perdenti. Dunque, è vero che può spaventarvi, ma e le statistiche sono parte vostra, dunque, sono parte del sistema. Dunque, bisogna ragionare nel tempo. Ora, questo è senza trading stop, senza gestione del trade. Profitto del, diciamo, 200% con 16% di drawdown, ok? Allora, guardate qui cosa succede quando io inserisco il trading stop.
Ok, ed è un trading stop quando, diciamo, il prezzo è ancora in negativo, cioè quando quando è entrato, diciamo, è un trading stop negativo, non è un trading profit. Ok. Già il profitto è vabbè, forse leggermente più alto, cioè siamo qua dal 200% al 228%, va bene. Molto interessante è che il drawdown incomincia a diminuire, va bene, ci siamo. E guardate cosa succede. Quando invece uno entra nel trade, agisce col trading stop, sì, e poi agisce anche con un trailing profit, cioè con una gestione del trade, gestione accurata del trade. Guarda cosa succede. Questo è il risultato. È vero che magari la performance è sempre quasi qua, anzi, forse qualche decina di percentuale in meno. Ok, siamo al 197%, ma siamo al 2,27% di drawdown. Dunque, la gestione del trade migliora le performance e il drawdown. E se voi ci fate caso, se uno fa gioco, cioè se uno ha un po' di conoscenza di management, questo l'ho spiegato anche nel mio video corto, se uno ha un po' di conoscenza di management e fa gioco anche sul drawdown, può aumentare il rischio e avere le performance e averle molto più grandi. Dunque, questo sistema, possiamo affermare che questo sistema di qui, con la gestione, questo di qui, con la gestione del trade, scusate, questo di qui, con 2,27%, è molto più performante rispetto agli altri due passaggi. Ok? Questo vi fa capire l'importanza della gestione del trade. Vi faccio vedere un video, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Quanti minuti dura? Ah, No, dura 10 secondi, è ok. pochissimo. Ah, devo andarlo aspettate. Ah, io nel frattempo vedo un po' di domande. Allora, Sì, qui sì, mi sì, sì. cerco di capire qual è la logica che c'è dietro l'individuazione delle resistenze e supporti. Io ho un'idea adesso, guardando un po' gli esempi, me la sono fatta, però per rispetto ovviamente del tuo lavoro non lo dico. Quindi non so se tu vuoi svelare qualche segreto su come individui le resistenze o supporti, perché è una domanda ricorrente. Allora, ve lo dico, cioè, questo di qui fa parte comunque di un algoritmo di identificazione di supporti di resistenza. Ok, cioè, c'è un calcolo dietro. Non vi sto qui a dire comunque la formula matematica per poter calcolare i supporti di resistenza e quali sono migliori e quali meno. Comunque, c'è da dire che c'è da fare una distinzione tra supporti buoni e supporti meno buoni, okay, per il breakout di questa tipologia. Qua in base comunque anche un indicatore che alle medie mobili, per esempio, e a distanza anche di candele, uno riesce a riconoscere un determinato supporto buono rispetto a un altro, o resistenza. Va bene. Ok, cioè tu Giuseppe. quindi oltre la price action vai a vedere un po' anche la dimensione tra, non so, l'ampiezza magari tra le varie candele, attraverso una Sì. formula matematica, vai a vedere se ci sono stati degli spike su determinate candele o qualcosa del genere. Dipende. Sì, perché guardate, si possono verificare degli spike di questo modo, per esempio, ok? E uno magari può avere dei delle resistenze così, oppure si possono verificare anche dei sistemi dove magari il prezzo va in questo modo e si viene a formare anche una resistenza in questo tipo, ok? Cioè, Se no quindi tu vai. intercetti, diciamo che vai a intercettare entrambi i movimenti, giusto? Sia quello con lo spike che magari anche quello dove c'è più accumulazione magari su un Bravo, supporto. bravo. Ok. Però deve. Sì. Sì, dai, se no, perché ci sono altre 20 domande, quindi comunque l'idea l'hai data. Poi, sempre su resistenze e supporti, tu comunque entri senza aspettare, come già avevamo detto prima, un pullback, entri direttamente sul primo breakout. Poi mi Non chiedono so se la. se ci sono degli orari di negoziazione specifici oppure no. E oltre al breakout, che se c'è qualcos'altro, beh, oltre il breakout comunque c'è tutta la gestione che Roberto sta spiegando, quindi che è il perno di tutto, perché lo sta spiegando quindi con degli esempi, quindi non andrei a definire soltanto come semplice breakout. Certo. Allora, Giuseppe, voglio farvi vedere un video così magari Sì. anche una risposta.
E vi dico anche una cosa importante, chi di voi comunque è un trader, è un bravo trader, conosce sicuramente Van Tarp. E Van Tarp è il top del top, è anche lui un PhD in psicologia. E lui è un top trader, è un coach anche di trader. E da lui ho imparato una cosa importantissima, che le entrate hanno una sua importanza, ok? Ma la gestione, le uscite soprattutto, hanno un'importanza tripla delle entrate. Dunque, tu entri, hai fatto già il 30% del lavoro. Tu esci, hai fatto il restante 70%. Ok? È molto, molto importante. Ora, guardate qui. Questo di qui è un video dove faccio vedere, diciamo, il breakout, come cioè proprio lo sniper in azione, ok? E la gestione del trade in maniera accurata. Va bene? Questo fa vedere più la gestione del trade dello sniper breakout. È un brevissimo video. Addirittura sul pound dollaro, ok? In backtest. Giuseppe, tu riesci a vedere, giusto? Sì, io vedo il grafico, sì. Ok. Allora, adesso avvio, state attenti. Guardate. Ora, questo è interessante, che c'è stato un breakout comunque, che ha avuto una sua direzionalità. Ora, per comunque non perdere anche potenziali profitti, il trailing stop si è spostato in maniera dinamica, ma secondo step, non si è spostato come i trailing stop, quelli normali, che si spostano, come dire, in maniera dinamica, in maniera dinamica, pip per pip, ma si è spostato in un certo modo, ok? Perché deve dare sia spazio al trade, che possa comunque avere spazio anche di rintracciamento, sia deve anche comunque proteggere i profitti. Va bene? Perché avere un'estensione troppo grande senza comunque spostare lo stop loss ha la sua importanza, cioè il trading stop soprattutto ha la sua importanza. Bene. Questo è un esempio, okay? Un esempio dei vari algoritmi di gestione. Va bene. Allora, io leggo la domanda di Alberto. Sì. Allora, hai ragione, nel senso che lui dice: dal demo al reale c'è tutta la differenza di questo mondo. Anch'io sono un trader, lo faccio da diverso tempo, quindi chi poi mi conosce sa, che comunque sa riconoscere, almeno spero, la mia onestà intellettuale. E poi, rappresentando anche un broker, vi dico che in realtà quando ci sono questi tipi di breakout, il nemico numero uno è ovviamente lo slippage, perché se io entro in breakout, adesso tu Roberto hai fatto vedere quel video, se avete un broker che vi fa troppi slippage, ovviamente una gestione del genere può essere non profittevole. Per questo quindi poi dovete scegliere un broker di tutto rispetto che abbia una velocità di esecuzione ultra rapida, che abbia ovviamente la forchetta bid e ask, soprattutto se lo fate girare sul minuto, se lo fate girare su time frame bassi, che abbia una forchetta spread molto stretta, cioè che siano quasi identici su euro-dollaro. Ad esempio, adesso non è che voglio fare, tra virgolette, la marchetta al broker di Tikmini, però se vedete su euro-dollaro, lo spread nostro medio è di 0,1, oscilla in questi giorni di liquidità anche a 0, quindi avere un broker con una forchetta spread così bassa vi permette di gestire al meglio queste situazioni. E quindi poi potete anche, ovviamente Roberto tu lo sai meglio di me, ci sono dei software che vi vanno a controllare lo slippage del broker, e quindi potete poi scegliere tra un broker piuttosto che un altro. Ovviamente non lo fate girare su un broker che vi dà 3 pip di spread su euro dollaro e lo fate girare magari su un minuto, perché non avrebbe alcun senso. Quindi Bravissimo. ma E infatti, chiarisco questo punto perché in chat c'è stata la domanda di Alberto, ma anche no, certamente. C'è molti traders che dicono che non c'è una giusta formazione. Molti traders che magari si fanno consigliare magari dai commercianti che non sa. Cioè, allora, vi dico una cosa: i traders giocattolo lasciateli a chi vuole giocare. I traders invece che vogliono diventare traders, okay, scusa, i brokers, volevo dire. I brokers invece buoni sono i top brokers. Sono come questi di qui, Tikmill, che hanno spread di zero, non come spread di 3, ma spread di zero, e che hanno comunque anche una velocità di esecuzione importante, cioè buona.
Dunque, dovete avere anche come dire, una tecnologia avanzata nell'esecuzione dello spreading e anche negli aspetti advisory. È importante questo. Giuseppe, io continuo, va bene? Continuo Sì, con. e con queste slide risponderai anche alle domande su che time frame è meglio utilizzarlo. Esattamente, sì. Perché molti mi dicono: ah, ma M5 è un time frame troppo piccolo. In realtà, chi non è bravo in programmazione fa queste domande, però il fatto è questo: che se uno implementa un algoritmo che si basa su certi parametri, M5, M30 o H1 è rilevante, perché se uno ha, per esempio, un certo algoritmo che identifica dei supporti di resistenze su determinati livelli, M5, M30 o H1 è sempre dei livelli critici uno sta parlando, dunque è irrilevante. Ora, infatti voglio farmi dire questo, che questa strategia ha una sua validità su diversi time frame e su diversi mercati. Su diversi mercati perché? Perché in realtà, come ho detto, il principio di base sta nella psicologia umana. La psicologia umana, quando si incontrano dei momenti di decisione, come quelli dei breakout, tende ad avere certe reazioni, ok? Che possono essere o una continuazione forte, e dunque una specie di profezia che si autovvera, no? Compratori che magari incominciano a prevalere, i venditori magari incominciano a uscire dalle posizioni, uscendo dalle posizioni magari devono comprare e il prezzo continua ad andare avanti, ok? Stessa cosa per i venditori. Dunque, per quanto riguarda i mercati, è valido sui indici, su USD CAD, USD Yen, è valido su tutti i vari mercati. Sui time frames pure. Bravo, così hai Ok, e vi faccio risposto alle vedere. domande di Riccardo, di Giovanni e Certo, di no, certo. Luca che chiedono appunto su che time frame e su Certo. quali valute Sì, guardate, utilizzare. qua vi faccio vedere dei backtest, per esempio, qua è su dollaro australiano contro dollaro americano, su M30. Va bene, e questo è l'andamento comunque che va, anzi quello fatto dal 2014 fino al 2017-10, fino a ottobre, cioè sono 3 anni e 8 mesi. Ok? Però questo è l'andamento che si è avuto. Va bene. E, beh, comunque è sempre rispettabile, perché stiamo parlando del 247% col 12% di drawdown. Va bene, è sempre rispettabile. Qua è il USD Yen in H4. Va bene. Qua siamo euro-dollaro in daily, ok? E naturalmente, in base all'algoritmo, lui va a riconoscere certe tipologie. Naturalmente, devo anche cambiare dei parametri, però va a riconoscere certe tipologie di supporto e resistenza, di massimi e minimi, e dunque magari fa meno trade, ok? Rispetto a time frame minori. Però guardate qui, è sempre profittevole. Qua ha fatto il 141% con il 7% di drawdown. Bene. Cioè, il punto è questo, il fatto di fare i backtest su vari time frames, qua USD CAD per esempio, mi dà, come dire, una conferma della mia teoria sui breakouts, ok? E dunque mi dà conferma per quanto riguarda il vantaggio statistico. Ora, ne parlerò poi verso la fine del webinar, il vantaggio è che Cioè, tu su quindi stai euro-dollaro. confermando, scusa se ti interrompo, che anche cambiando time frame e cambiando comunque valuta, quindi anche volatilità, Sì. si può vedere comunque dalle statistiche che il drawdown relativo è sempre basso, quindi c'è questo vantaggio statistico perché proprio il meccanismo che c'è dietro permette di avere un drawdown basso, qualsiasi sia poi ovviamente la valuta, ma anche il time frame, quindi con un cambio di Esattamente, esattamente. volatilità tra un time frame e l'altro, quindi c'è questo Esattamente. vantaggio e che lo stai confermando con le statistiche. Sì, e questa è l'importanza anche comunque di avere un broker di un certo tipo, perché guardate, io qua faccio anche dei backtest, adesso vediamo se abbiamo altri 5 minuti, vi spiego per i backtest, dove qui lo spread, guardate, è di un pip, per esempio, su USD CAD, su euro dollaro qua ho messo 5 pips, per esempio, cioè 0,5 pips. Va bene, ho fatto anche i backtest mettendo anche poi lo spread anche leggermente più alti, però questo vi fa capire comunque che dietro c'è un suo perché, ok? La strategia di breakout c'è un suo perché. Ora, il perché preferisco euro-dollaro, che poi vi faccio vedere le performance e sono cose incredibili,
su EuroDollaro rispetto, per esempio, a USD CAD o altri, o per esempio al dollaro australiano, è che la proporzione dei profitti, ok, e del drawdown in confronto all'euro-dollaro è abissale. Cioè, se voi prendete USD CAD in 4 anni fa il 268%, ok, su euro-dollaro fa XK per cento, okay? È una cosa astronomica, va bene? Dunque, per questo preferisco concentrarmi su euro-dollaro rispetto ad altri, okay? Questi qui mi dà solamente una conferma di validità del mio approccio. Va bene. E questo è molto importante, questo vi faccio capire anche l'importanza di un drawdown sequenziale e di un drawdown unico. Allora, il drawdown, molti di voi magari si saranno approcciati anche forse con dei sistemi a griglia, no? I sistemi a griglia, forse anche con progressione, vediamo se riesco a farvi vedere. Vediamo, io qua. Oh. Qua, guardate qui per esempio, questo è un esempio di sistema a griglia con progressione di lottaggio esponenziale, ok? Cioè al raddoppio ogni volta, infatti uno è entrato qui col 0,6, 0,12, 0,24, 0,48 su Eurocheck e qua ha fatto quasi una brutta fine, ok? Qua per farvi vedere che qui un approccio magari di un trade, comunque di una strategia, su un singolo trade può causare dei drawdown veramente notevoli. Questa naturalmente è una strategia che non ha senso, va bene? Ma per farvi capire che queste tipologie di strategia si va a accumulare un drawdown su un singolo trade o su una singola sequenza di trade. Mentre la strategia che vi sto esponendo qui, che per esempio che è questa di Sniper Breakout, il drawdown viene comunque monitorato trade dopo trade, va bene? Cioè, si vede giorno dopo giorno l'andamento dello sniper, dell'expert advisor. E dunque uno può fare anche delle valutazioni statistiche, vedere se magari è fuori dal range, se vedere se si sta comportando comunque come si deve comportare. Va bene, ha controllo. Questa è l'importanza di avere un drawdown seriale, ok? Sequenziale. È importantissimo. Ok? E poi vi faccio vedere anche l'importanza dell'approccio al rischio, ok? Parlo in queste slide, è molto importante. Ora, ci sono diverse tipologie di rischio, per questo expert advisor in particolare, ed è un rischio per trade, ok? Ora, il rischio che comunque io consiglio sono questo tipo di rischio, quello che va Che da consiglio? 0,10 a 0,5, esattamente, che comunque deve essere un rischio abbastanza comunque moderato, cioè abbastanza tranquillo, contenuto, ok? Perché i profitti non si fanno in un mese oppure in un giorno, si fanno nel tempo. Ragazzi, noi qua abbiamo il vantaggio statistico da nostra parte, dunque dobbiamo sfruttarlo nel tempo, questo è il vantaggio. Ora guardate qui, da 0,25 è chi è protettivo magari anche per gli hedge fund, no, che vogliono gestire o diversificare. Da 0,25 a 0,50 comunque moderato normale. I backtest che vi faccio vedere, che vi farò vedere in seguito, quelli lì sono sul 50%. Dunque, per farvi vedere la potenza di questa strategia. Poi da 0,50 a 1%, allora non è che è sbagliato, non c'è niente di giusto o sbagliato nel trading, è dipendente dal proprio piano di trading. Dunque, da 0,50 è abbastanza ambizioso, va bene? Se uno comunque ha un conto di 500, 1000, 2000 euro, allora diciamo, è ammissibile, fino non è un problema. Se uno comunque ha un conto di 25, 50, 100.000 euro, già iniziare con questo, cioè uno deve essere abituato, ecco, non è che è giusto o sbagliato, deve essere abituato a questo rischio. Bene, quello che vi consiglio comunque è questi qui. E poi naturalmente c'è aggressivo, che uno magari vuole spingere a manetta, che è un altro per cento, e poi maniacale, ok? Che è dal 3 al Però qui, 7%. Roberto, cioè, precisiamo che è molto, ma molto rischioso perché tenete conto che lo stop è molto basso, quindi il lottaggio è molto alto. Andando a rischiare il 3%, se vi prendete 10 stop di che nel trading è normalissimo, vi Siete sotto. bruciate. Siete sotto del 30%, no? È vero, cioè, questo è Quindi vero.
fatelo girare dal, se appunto poi ritenete che sia un expert adatto alle vostre caratteristiche, alla vostra propensione al rischio, fatelo girare tra lo 0,10 e lo 0,25, senza avere fretta. Ovviamente i primi tempi magari lo fate girare solo su uno strumento per vedere un po' come si comporta e così potete valutare con la vostra testa. Senza poi Esattamente. andare a spingere troppo su aggressivo o maniacale, perché comunque un 7% vedo lì al trade è davvero eccessivo su un singolo trade. No, infatti, ma è vero. Allora, ci sono dai punti di vista teorici, no? La formula di Kelly, che magari uno fa si calcola le formule e dice che il 7% è magari è l'ideale per ottenere i massimi profitti. Però qua non stiamo parlando, diciamo, di parti ideali di approccio money management, stiamo comunque parlando anche di parti concrete, no? Che quando uno ci investe del denaro deve anche comunque saper avere un proprio piano. Dunque, quello che vi consiglio e che vi consiglia Giuseppe, anche io comunque tenere un rischio abbastanza moderato. Okay? Questi sono quelli che vi consiglio. Ora, vi faccio vedere anche il caso con cui uno entra, magari è entusiasta, no? Prende l'expert advisor fortissimo e incomincia ad andare sul mercato e magari entra con un rischio più elevato del normale. Ora, può capitare, ok, che c'è una serie di trades perdenti. Ed è capitato, questo di qui è la sequenza che è stata dal 12 settembre al 2 novembre. Vabbè, e questa è stata la sequenza di trades. Ok, beh, non è tanto entusiasmante, è vero, non è tanto entusiasmante, ma fa parte del trading e fa parte comunque delle probabilità dello sniper. Ok, uno qui adottando 1% di rischio, già dopo un mese e qualcosa, un mese e mezzo quasi, si ritrova al 17% di drawdown. Va bene. E se uno adotta il 3% di rischio, magari vuole andare veramente aggressivo, già incomincia ad accusare il 45% di drawdown. Beh, non è carino, cioè dopo un mese e mezzo magari di expert advisor uno comincia ad avere il 3% di drawdown. Ecco perché 45, ecco perché bisogna andarci in maniera cauta, bisogna avere un piano stabilito, ok, e rispettarlo. Va bene, ora guardate che è successo invece nei casi fortunati. Magari uno prende l'expert advisor, entra proprio nel momento fortunato e può succedere, ed entra magari il 18 dicembre del 2017 ed esce il 24 gennaio 2018, cioè una settimana fa, Qualche giorno fa. ok, qualche giorno fa. Guardate cosa è successo. Entra qui ed esce qui. Dunque, con l'1% di trade fa già fa quasi il 50% di profitto. Cioè, che stiamo parlando di un mese, 50%, ok? 1% di 3. E se uno entra col 3%, se uno entra col 3%, comincia quasi a triplicare il conto. Però, ragazzi, qui si tratta, diciamo, di entrate fortunate e sfortunate. Visto che il trading, noi non vogliamo farlo basare sulla fortuna, ma basarlo comunque sulle competenze e sulla capacità statistica, noi dobbiamo comunque avere un piano per il money management. Va bene. Dunque, quello che vi consigliamo noi è di entrare con un rischio accurato. Va bene. Facciamo un breve feedback test. Ok, questo è molto importante perché così vi fa vedere Sì, ti l'importanza del rispondi a backtest. una decina di domande che volevano vedere questi backtest. Sì, sì, sì. Stiamo seguendo un filo logico in modo tale, perché se interrompo sempre Roberto con le domande, poi non ce ne veniamo più, anche perché stiamo già sfonando l'ora. Eh, No, quindi, quindi è Roberto, magari se riesci anche poi ad andare un po' più veloce, così magari in 20 minuti finiamo un po' tutto, se ci sì. riesci. Allora, guardate, i backtest hanno la loro importanza ed è, come vi ho detto, il primo step per poter valutare la bontà di una strategia. E poi il secondo step è passare sul reale. Allora, quello che vi consiglio io è comunque un programma che si chiama TickStory. Sul mio sito, per lo potete vedere, o comunque basta che andate su tickstory.it.com. E questo è, vediamo se ce l'ho, forse ce l'ho qua direttamente. Questo è il TickStory. È il programma. Io ho comprato la versione full, perché c'è un bug sulle versioni free, dunque ho pagato 30 euro a vita e ho la versione full, e mi posso scaricare i dati di tutto quello che voglio, va bene. E qua ci sono anche i dati che derivano dal 2003, va bene. Ora, l'importanza è questa, bisogna scegliere la prima cartella di installazione, i vari time frames su cui uno vuole, diciamo, scaricare gli storici, la data.
E poi qui è molto importante, qua uno deve mettere anche le commissioni. Dunque, se uno vuole fare i backtest in congruenza con il proprio broker di riferimento, uno non è che deve fare e si deve inventare dello spread oppure inventare le commissioni, deve farle in maniera precisa come se fosse il broker. Vabbè. Dunque, qua deve mettere anche lo swap, visto che noi non siamo musulmani e dunque non abbiamo swap gratis. È giusto, deve mettere lo swap preciso, deve mettere anche la commissione precisa, va bene, che sono per esempio 4, 4 dollari per lotto, Cioè, quindi vedete che deve comunque Roberto ha fatto dei backtest validi, nel senso ha calcolato lo swap, ha calcolato le commissioni, ha calcolato lo spread, non è che l'ha fatto così, si è svegliato, ha scaricato lo storico dalla metodologia 4 e ha fatto partire l'expert, no, c'è tutto un lavoro dietro che quindi che adesso ci stiamo. Beh, non è da, no, adesso procedere il backtest per vedere i risultati, non è da tutti creare una macchina da guerra di questo tipo. Adesso vi faccio vedere. E poi anche il livello d'arresto, questo è molto importante. Sono broker che magari hanno un livello di arresto, devi mettere l'ordine pendente magari a distanza di 2 pips, invece TTMILD a 0 pips puoi mettere l'ordine pendente, dunque dovete mettere qui 0, molto importante. E da qui uno poi scarica i dati. Ora, fate conto, adesso vi farò vedere i backtest, vi farò vedere dal 2004. Ci sono alcuni dati, anche da TicStory, che prende i dati dalla Ducascopy, qui ci fate caso qui. Vedete qua Ducascopy. Il TicStory prende i dati dalla Ducascopy, che è il broker per eccellenza per i dati. Però ci sono alcuni bug, e non bisogna fare i backtest così alla cieca, bisogna anche essere scrupolosi. Ci sono alcuni bug, soprattutto negli anni 2007, inizio 2008, fine 2009, inizio 2010. Dove i dati non sono veramente precisi, okay? Ci sono qua diciamo, degli andamenti un po' a spazzola, okay? Qui per esempio a Ferragosto del 2008, cioè, sono andamenti che sono strani, e naturalmente ci sono dei problemi appunto dal punto di vista del server, del Ducascopy, vabbè, anche qui dati un po' cattivi. Questi invece sono dati buoni, guardate la differenza, questi sono dati a spazzola e questi invece sono dati corretti, buoni, ok? Questi sono dati cattivi, questi invece sono dati buoni. Non so se riuscite a vedere la differenza. Però adesso vi Sì, è faccio. sostanziale la differenza, quindi. La sostanza è bella. Bisogna essere anche scrupolosi fra i backtest. Questo è del 2004, ok? Come ho detto, nel 2004 anche lì ci sono alcuni dati un po' a spazio, no? Alcuni dati cattivi. Infatti, vedete qua un po' l'andamento. Questo è il 2005, ok? Questo è il 2006. Questo è il 2007, stranamente nel 2007 con tutti i dati diciamo, cattivi che si sono ritrovati, ha fatto in questo modo, perché l'expert advice, cioè, come fa, cioè, i dati erano cattivi, non riesce a funzionare su questi dati. Infatti nel metà 2017 erano dati buoni, infatti guardate qua l'andamento, e poi c'è un andamento in questo modo. Fate anche voi la prova, se volete vedere i dati del 2007 vedete voi. Questo è il 2008, ok? Questo è il 2009, questo è il 2010. Okay. Ora, non è che questo è il 2011. Guardate, ora, non è che vado a ottimizzare il 2006, il 2008, il 2009. A me non interessa ottimizzare gli anni passati. A me interessa comunque vedere che l'expert advisor reagisce in maniera positiva negli anni passati. Va bene. E guardate, qua è il 2011. Ho fatto una prova, ok? Ho fatto una prova a ottimizzare il 2011. Questo è il valore ottimizzato che ha fatto il 1519% e questo valore è il 2011 non ottimizzato. Vedete? Ha fatto il 721%. Ok? Questo per farvi capire che non è che bisogna ottimizzare i backtest del 2011 o 2012. Bisogna comunque fare il backtest per vedere la validità, ok? Quello con cui uno comunque poi si deve concentrare sono gli ultimi anni, ok? Gli ultimi mesi, gli ultimi anni. Da lì uno può veramente capire quali sono i parametri esatti per poter operare nel futuro. Vabbè. E qua è il 2012, qua è il 2013, qua è il 2014, questo è il 2015, 2016 e 2017. Va bene. 2017 è un po' meno rispetto agli altri. Però faccio vedere qui comunque che tutti questi anni ci hanno avuto i loro risultati. Va bene, e adesso vi faccio vedere il backtest che è stato fatto dall'1-2014, okay, fino alla fine del 2017, cioè
2014 fino al 2018. Ok. E questi sono i backtest su euro-dollaro a Ok, così 1,5. rispondi proprio alla domanda di Gianni che chiede se si può vedere il backtest intero dal 2004 al 2017. Tu però, no, questo è dal 2014 al 2017. Dal 2014 al 2017, sì, ed è, comunque è bene anche fare backtest in questo modo, cioè un backtest completo dal 2014. Un backtest completo dal 2004 non avrebbe molto senso. Okay? Bene, quello che ho imparato anche quando ho partecipato al forum di Rimini nel 2017, ho imparato questo anche. Ho visto uno stand, no? Che bisogna fare backtest in maniera anche sequenziale, non tipo dal 2004 fino al 2018 e fare magari ottimizzazioni in tutto questo lungo periodo. Fare i backtest seriali, ok, vedere con che l'andamento va e poi concentrarsi sull'ultimo andamento. Va bene. Ora, guardate, questa è la performance micidiale, ok, dell'Expert Advisor che è su euro-dollaro AM5, ok, con le commissioni, con lo spread 0,1 ATIC 1000. Questo è il quanto. Dunque, siamo partiti con 10.000 euro e siamo finiti con 3,54 Vabbè, qui milioni. sì. No, ok, non voglio esaltare, perché forse c'è una voce esaltante, però No, infatti, sì. sto dicendo Ti la verità. richiamo all'ordine, sì, ti richiamo all'ordine, perché ovviamente sì, sono risultati sorprendenti, soprattutto dal punto di vista di quel drawdown, e quindi ovviamente poi è sempre un backtest, quindi dovete È sempre un valutare backtest. con la vostra. Esatto. Esattamente, bisogna valutare anche con la vostra tesi, bisogna comunque capire, bisogna avere anche l'intelligenza nel comprendere, diciamo, questo expert advisor, ok? Perché poi bisogna riversare sul reale. Il primo step è il backtest, il secondo step è poi riversare sul reale. Però sono veramente contento perché creare un expert advisor di questo tipo non è da tutti, cioè io ne prendo anche un po' di merito perché è vero, e soprattutto con questo drawdown, va bene. Ora, voi pensate che ultimamente ho fatto anche dei miglioramenti, okay, su questo expert advisor e ho fatto dei miglioramenti sensazionali, infatti sono ancora più contento. E il backtest qua che vedete del 35,4 K% in 4 anni non è più così, ok? Ho fatto dei miglioramenti ancora più grandi e ho fatto un backtest del 300 K in 4 anni con 9% di drawdown, con lo stesso drawdown, cioè ho aumentato di 1,0 al risultato del backtest. E qua c'è un'opera di ingegno molto importante, adesso vi spiego, che vi fa capire l'importanza di aumentare il backtest in maniera così grande. Ok, questo, guardate, questo è il risultato. Poi vi manderò questi report. Ora, questi sono 30 Roberto, questo su, milioni. scusami se ti interrompo, con che rischio per trade hai fatto questo Allora, backtest? questo, ho fatto un rischio di 0,5% per trade. Ok. Ok. In effetto compounding, dunque qua il compounding è settato su true, su vero, e il money management, che diciamo, io ho inventato anche il money management, okay, che è l'anti-martingale, ho integrato anche questo money management nel mio expert advisor, e infatti ha anche un vantaggio dal punto di vista del drawdown. Dunque, Activate Money Management in realtà è la mia creazione che l'ho attivata e mi dà queste performance. Va bene. Però questo è 0,5%, va bene. Dunque, non è che bisogna avere fretta di andare subito magari uno lo vuole fare con un conto piccolino, non è che bisogna avere fretta nel raggiungere performance astronomiche, magari entrando col 3%, va bene. Bisogna avere un piano, ok? Però qua i numeri parlano, va bene? E sono questi, sono 30,4 milioni, sono 30 milioni con 9,62% di drawdown. E la cosa interessante è che i profitti totali anche dei trade sono 47%. Ora, qua c'è un'opera di ingegno molto interessante che adesso vi spiego brevemente. L'opera di ingegno sta qui, è nell'analisi della dispersione del trade. Vi ricordate quando io ho parlato del rischio rendimento 1 a 15? È vero. Il rischio rendimento 1 a 15 c'è un suo vantaggio perché è molto elevato, ma io ho fatto un'analisi statistica anche di dispersione del trade per vedere quando il trade, diciamo, va, mettiamo che c'è un breakout, no? Quando il trade va a rialzo e poi rintraccia dall'altra parte. È vero che c'è il trailing profit, diciamo, che va a proteggere, però la dispersione del trade dal massimo fino al trailing profit che va a colpire, ok? Questo ho fatto uno studio su questo.
Ok, ho capito questa dispersione che si è verificata e dunque il trend, il rischio di rendimento non ho più messo a una 15, ma l'ho messo tipicamente a una 5. Ok, dunque abbassando il rischio di rendimento a una 5 e comunque anche facendo delle migliorie dal punto di vista di identificazione di supporto e resistenza, ho migliorato il drawdown in confronto ai profitti. Ok, e i profitti sono ancora più grandi. Perché questo, cioè, io preferisco avere magari su tre trades, anzi su quattro trades, che magari c'è un trade profittevole di 1 a 15, ok? E gli altri magari vanno in perdita o vanno in pareggio, vanno a zero, ok? Io preferisco avere, sinceramente, tre trades da 5, ok? Che uno solo da 15. Va bene, perché se per caso in quel trade da 15, che idealmente va bene, se per caso quel trade da 15 magari si presenta uno slippage più accentuato o magari non ci sono poi, c'è poi dal punto di vista reale, quando si presentano anche dei problemi e non viene eseguito magari quel trade. Allora un trade viene perso e quel trade viene perso completamente. Mentre se magari qua in un trade non viene eseguito, si perde solamente una volta, ma le altre due si vanno a prendere. Mi seguite? Questo è importante. Dunque, questo ho fatto un'analisi di dispersione del trade e dunque ho avuto queste performance ultra micidiali. Va bene. E poi naturalmente c'è anche un altro che ho fatto sul dollaro yen, che in precedenza ho lasciato anche come ufficiale, però io adesso comunque lo toglierei dall'ufficiale e per tutti i miei clienti che mi stanno sentendo, diciamo, da stasera, anzi da domani, togliete l'USD Yen perché in realtà non ha senso, perché ho fatto anche io un'analisi e fa performance del 1341% in 4 anni con 13% di drawdown, cioè è rispettabile, però in confronto all'euro-dollaro preferisco concentrarmi sull'euro-dollaro. Poi d'altronde l'USD Yen su Techmill c'è uno spread leggermente più alto, forse di 0,4-0,5. Giuseppe, mi dai conferma su questo, Sì, giusto? però comunque sono inversamente correlati, quindi non ha senso. Magari ti trovi, vai da una parte e poi direttamente anche dall'altra, quindi magari vai a raddoppiare l'esposizione, quindi forse è meglio andare a concentrarsi solo Sì, sullo strumento. sono strumenti, esattamente. Dunque, Però Roberto, cioè io preciso perché in chat leggo delle domande, ovviamente c'è molti sono scettici su questi risultati, quindi cioè, ci normale. mancherebbe, cioè, anche Allora, io non vi nascondo il mio scetticismo. Quindi si deve guardate che. dimostrare sul campo, Roberto. Quindi per questo, prima di fare il È webinar, ci siamo messi d'accordo che tu aprissi un conto importante con Tikmill in modo tale che poi tu potessi poi mettere il conto di MyFX2, quindi per far vedere un po' come si comporta in real. E quindi cioè, lo adesso mi preciso, tira. adesso questi sono, no, perché sto leggendo un po' di sì, in demo è facile, è sovraottimizzato e tutto. Tenete conto che lo sappiamo, non stiamo qui a dirvi è l'expert migliore del mondo. Ovviamente Roberto è un po' esaltato proprio perché comunque è un suo lavoro, cioè, ha impiegato tanto tempo per farlo, quindi ha fatto dei lavori che ci ha fatto vedere di statistica molto importanti, e quindi è giusto che lui sia ovviamente contento del lavoro che ha fatto, e quindi ce lo sta presentando. Poi, Certo. ovviamente, ognuno di voi ha il libero arbitrio, quindi non è che basandovi su questi backtest domani prendete e mettete 100.000 euro sul conto e con magari rischio 1 perché volete fare quelle performance, no. Magari appunto lo provate se volete e poi vi fate i vostri ragionamenti. Guardate qui, allora, voglio farvi vedere qua per, diciamo, per mostrarvi quello che, diciamo, io ho messo un conto in real su Tikmill, va bene, e ho iniziato esattamente l'8 di gennaio, va bene. Ora, in questo preciso conto ho integrato sia euro sia dollaro yen e ho messo rischio 1%, va bene, e questo comunque è l'andamento, va bene. Adesso siamo al più 6%, va bene. Qui si sono presentati comunque dei buoni risultati sia su euro-dollaro che su dollaro-yen, infatti anche i miei clienti erano abbastanza esaltati, eccetera. Ora, bisogna comunque prendere in considerazione il grande schema dei trades, il grande schema delle situazioni.
Ecco, anche perché dico che il dollaro yen alla fine non ha senso per concentrarsi sull'euro-dollaro, perché proprio sono stato in un caso sfortunato, e anche i miei clienti che sono entrati giusto, giusto qui sono stati un po' sfortunati, ed è vero, perché si sono presentati i trade su euro-dollaro e dollaro-yen in negativo, e dunque che, diciamo, insieme hanno comunque causato un drawdown del 16%. Vabbè, io qua ho adottato un rischio dell'1%, ok? Non dello 0,5% È comunque con il backtest. alto come rischio, Che perché comunque è ambizioso, è sì, è alto, ambizioso, sì, perché è comunque questo ti può portare, se entri proprio nella fase di drawdown, vero, sei già comunque in sofferenza, e poi quel rischio rovina che vedo, che è un parametro molto importante per me, è piuttosto basso, quindi lì si deve comunque alzare quel rischio rovina e portarlo almeno a 400 trade, per me, sì, opinione no, certo. personale. Però il punto è che noi c'è il vantaggio statistico dalla nostra parte, dunque guardate qui, qua vi potete vedere anche gli esempi precedenti, ammettiamo che uno entra qui per esempio, ok? E magari esce qui, forse non si vede il grande schema dell'andamento, non si riesce a vedere, ma se voi ci fate caso qui, sono comunque una serie di trades, sono 9-10 trades di seguito, perdenti, proprio qui, Scusa miserie. Roberto, ma ti posso fare una domanda? Non so se l'hai fatto. Su quella fase di drawdown che abbiamo visto su MyFXBook, tu poi hai fatto il backtest sulla Sì, piattaforma per vedere se ci fosse corrispondenza, cioè nel senso che perdevi anche sul backtest oppure no? Oppure non l'hai ancora fatto? no, certo, infatti io lo monitoro a manetta e ho fatto anche un riscontro e in effetti anche sui backtest, sia sul euro dollaro sia sul dollaro yen, ci sono stati anche questi dati negativi. Ho avuto questo riscontro. Ora il punto è che ho notato anche questo, che sui backtest e sul reale c'è anche una differenza di 0,1 barra 0,2 pips di differenza media, dunque che si viene a creare. E questo c'è pure da tenere in conto, e questo viene chiamato è lo slippage in pratica, che nel backtest non viene conteggiato, mentre nel reale sì. Okay. Che Però è la sequenza importante, di come tre. dico, lo dicevamo prima, è molto È importante vero. come aspetto. No, certo. Ma è vero, cioè, sono d'accordissimo. Però la sequenza di trades, che anche qui è andato in profitto e poi ha avuto delle perdite, è comunque congruente. Quello sì. Cioè, ho fatto e lo potete fare anche voi. Adesso vi dico anche come lo potete anche fare voi. Qui finisco, Giuseppe, così Sì, così finiamo chiudiamo il con... web. Sì. Allora, innanzitutto io ecco, vi consiglio stasera cioè, stanotte di staccare questi di yen, dunque di far lavorare solamente euro-dollaro e concentrarci su questo. Okay. Perché le performance e il drawdown in confronto dell'euro-dollaro sono micidiali, va bene. E vabbè, poi qua la potenza di money management, questo è importante, che vi ho fatto vedere prima, questo è senza money management, questo è con un money management dell'1%, che arriva qua a 108 milioni, il lottaggio è troppo Vabbè, alto. Per dire, no, questo è dal punto di vista matematico, cioè dal punto di vista proprio sì. teorico matematico, perché la strategia è lo stesso, i trades sono gli stessi, solamente dal punto di vista proprio del rischio, dell'aumento del rischio. Vabbè. Però questo fa capire che l'importanza è avere una strategia sottostante vantaggiosa. E poi vabbè, il vantaggio anche il broker, perché ho scelto Tikmill? Perché Tikmill è un broker ECN, mette subito gli ordini al mercato, ha un'esecuzione molto rapida e ha spread zero. E dunque per questo per E poi rischio è tra soprattutto voi. importante, e questo aggiungo, che noi quando prendiamo l'ordine, lo giriamo alla controparte, il nostro liquidity provider, che ne sono diversi, ma lo facciamo in modalità nascosta, cioè la controparte non vede se quell'ordine è un ordine d'acquisto di chiusura. Quindi viene fatta comunque, questo soprattutto perché molti clienti di Roberto che stanno utilizzando anche Tikmill, stanno facendo trading con lotti importanti, quindi anche fino a 50-60 lotti non ci sono problemi, vengono fatte. Tra l'altro, anche i nostri trader del mese che andiamo, dove ci sono i nostri statement, potete vedere, noi andiamo ad eseguire senza alcun problema ordini di grosso lottaggio, quindi anche superiori ai 50 lotti. Perché leggevo proprio appunto una domanda che sul rischio così basso poi si tende ad entrare con un grosso vantaggio e quindi su quello non ci sono poi nemmeno problemi di ritardo o di esecuzione con Tikmill. Ah, questo è ottimo. Dunque, tu dici già i 50 lotti il Tikmill riesce a seguirli Ma se tranquillamente. oltre, sì, non abbiamo alcun problema, quindi su quello potete stare tranquilli, non ci sono problemi di esecuzione, di ritardo di alcun genere.
Ottimo, ottimo, questo è ottimo. E dunque, io sono contento anche perché a Giuseppe ho conosciuto all'IT Forum di Rimini e insieme a lui ho conosciuto anche il CEO di Rimini e ci ho parlato in inglese. E comunque è stato molto bravo, c'è una vicina pazzesca, lui ha un'organizzazione pure. Lui è un ex trader al CMA di Chicago, Duncan Sì. Henderson, perché TickMill è stata fondata da trader, quindi Sì. il management è tutto comunque costituito da trader che hanno operato sia proprio sul floor come Duncan Henderson che altri trader che hanno operato sui future, su altri strumenti derivati, quindi poi si sono spostati sul broker TickMill. E quindi ci siamo poi conosciuti, che mi ricordo, con te Roberto all'ETF di Rimini. Ad Rimini, no, infatti, e io comunque ci ho avuto una buona impressione. Poi ho testato anche le piattaforme, mi sono trovato molto bene e da lì collaboro pienamente. Lavoro io pienamente su Tickmill. E la cosa vantaggiosa è che adesso ho stabilito una partnership speciale sia con Giuseppe che con Tickmill in generale. E se si voglia aprire un conto anche con Tickmill, grazie al mio referral link, adesso vi farò vedere anche il sito. Avete anche il 5% di sconto sulle commissioni a vita. Dunque, invece di avere 4 euro di commissioni per lotto, perché questi sono i clienti normali, se vi iscrivete invece con il link avete 3,8 euro, che sarebbe il 5%. E comunque, diciamo, È sul si lungo fanno, cioè, le periodo, si commissioni. sente, sì. Si sente esattamente. Dunque, questo è un grande piacere collaborare con voi. Ok, dunque qua faccio vedere, non so se puoi mandare il link, però questi diciamo, sono i conti, diciamo che al momento sono anche visibili. Poi posso anche fare vedere qua il sito, qui. Sì, fai vedere il sito. Io adesso non so se riesco, se me lo mandi provo a mandarlo in chat il link, ma Aspetta, vediamo se riesco a mandartelo. Ti ho mandato in privato. Si chiama comunque besttradingdaily.com, ok? Non potete svegliare, qua c'è la Ferrari. Basta che andate qua sulla sezione broker, se potete iscrivervi tranquillamente. Ok, c'è TickMill che consiglia anche una VPS, io consiglio anche una VPS che fa molto bene. Va bene, questo è ottimo. Ora, io volevo dirvi questo, io non sto qui a dirvi, diciamo, il costo dell'aspettapresa, l'aspettapresa è in vendita, molti clienti comunque l'hanno già preso. Se siete interessati potete contattarmi personalmente, se vi farò vedere anche l'email e il sito che Giuseppe vi inoltra. Io voglio parlarvi anche di una cosa interessante che può interessare a tutti quanti, ok? Che è una garanzia, ok? Io mi voglio esporre. Cioè, ci sto mettendo la faccia con questo webinar e ci voglio mettere la faccia perché io ci credo su questo expert advisor. Già ho fatto un webinar di prima e l'ho detto e lo ridico anche qui. Io darò una promozione questa ed è una garanzia di rimborso, ok? È valida per tutti gli clienti entro il 4 febbraio, dunque entro domenica, la prima domenica di febbraio. E la garanzia prevede che se voi usate l'expert advisor, ok, questo è l'expert advisor annuale, ok, e lo applicate al conto, e su quel conto alla fine dell'anno, alla fine di 12 mesi, non c'è un profitto, allora io vi rimborso il 70% delle spese di abbonamento. Ok, io ci ho pure dei rischi, voi ci avete anche dei rischi, cioè ci conviene dei rischi, dunque vi rimborso il 70% delle spese di abbonamento. Ok, è proprio cioè una messa di, come dire, Questo di. poi è un accordo che tu ovviamente farai Esatto. con chi sarà interessato, tu hai expert, e magari invia anche poi le condizioni per avere il rimborso, perché comunque specifico che come TickMill, come broker, siamo solo intermediario. Esatto. E Poi quindi queste abbiamo. no, tutte queste clausole poi magari ve le dirò. Esatto, no, 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 non indico il prezzo perché ovviamente questo webinar, al di là anche dell'aspetto commerciale, voleva essere un po' anche su come si fanno dei Istruttivi. test reali, istruttivi, su come appunto, su che cosa c'è dietro un lavoro di programmazione di expert, quindi poi valutate voi nella vostra intimità e comunque anche secondo la vostra, ripeto, propensione al rischio,
contattare Roberto direttamente. Non, se contattate Meditic Mill, io vi giro direttamente poi l'email di Roberto perché non conosco le condizioni che vengono applicate, quindi poi Certo. dovete vederla direttamente con lui. Certo. Allora, Giuseppe, vediamo se, perché forse ci sono alcuni, magari possiamo rispondere ad alcune domande, se ci sono ancora. Sì, ci sono ancora un'ottantina di persone, ci sono diverse domande. Tu, volevi dire, se non sbaglio, volevi regalare di tool o... Sì, ecco, questo ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, ma ecco, visto che voi siete stati bravi a seguire il webinar fino ad Eh sì, adesso, perché credo che ci sono più di 80 persone che hanno resistito un'ora e mezza di webinar, quindi bravi, voi Roberto ha sì. Esatto, scelto di premiarvi con dei tool che io reputo molto interessanti. Quindi magari li spiego intanto, filtro le domande, vediamo se ci siamo persi qualcosa. sì. Bravo, cioè, innanzitutto grazie per tutto, per il tempo dedicato. Voglio regalarvi due strumenti che vi saranno molto utili. Il primo è un calcolatore di lotti. Ok, calcolatore di lotti molto semplice, dove uno qui mette proprio la propria valuta di riferimento, magari pound. Okay. Qua sceglie il proprio account, magari c'è 5.000 euro. Il primo rischio che vuole fare per il trade, magari dello 0,25. Anzi, facciamo del 2,5, così vediamo meglio. E qua è lo stop loss in punti, okay? Che sarebbero 10 volte pips, magari 200 punti. E il mercato di riferimento magari può fare questo di chiave. Okay? Da qui fa calculate, okay? E calcola l'ammontare preciso del lottaggio da usare su quel mercato con questo, diciamo, valuta del proprio account, con questo rischio e con questo stop loss. Molto utile. E per questo di qui, ancora più interessante per i veri appassionati, per chi vuole veramente è un sistema, un tool di money management. Io questo l'ho preso da Vantar, perché lui ha creato un software dedicato a questo. Io con le mie competenze informatiche diciamo, ho rubato la sua idea e me la sono creato. E questo di qui è un gestore per il money management, che in pratica ci sono vari livelli. Ci sono vari livelli, diciamo, di un trainer, okay? Ci sono vari livelli, che vanno livelli da 1 fino a 10. E i livelli dipendono, diciamo, dalle probabilità dei trades. Ci possono essere magari più trades profittevoli, però man mano che il livello avanza ci sono meno trades profittevoli, ma con più rischio, cioè con più rendimento, okay? Con un profit molto più grande. E dunque questo fa testa i vari traders, no? E magari uno parte con un capitale di partenza, ok? Incomincia a fare 2.000 trades, diciamo, rischia 2.000 dollari per trade, e questo è l'andamento. Vediamo se riesco a farlo vedere. Aspetta. Intanto rispondo un po' a delle domande sul broker. Sì, Allora, sì. la velocità di prelievo dei fondi è molto veloce, viene comunque evasa in 24 ore la richiesta. E poi, se, magari, se sono prelievi su Skrill o altri wallet elettronici, nel giro di 48 ore arriva, ma anche prima con il prelievo. Su carta di credito e banca, poi dipende un po' dai vari istituti bancari, però diciamo che noi evadiamo l'ordine di prelievo entro 24 ore lavorative, poi fisicamente al cliente arrivano i soldi dopo 3 giorni massimo. Credo. Ok, qua finisco qui, Giuseppe. Qua guardate, questo è un trainer, come vedete. Qua mettete i vostri trades, cioè il vostro rischio, fate il vostro trade, e può capitare che magari avete delle perdite o delle vincite. E questa è una vostra gestione del money management, questo invece è un money management normale, come sarebbe stato un money management normale. Vedete? E questo è molto utile per poter migliorare le vostre performance, perché Questo me lo scarico anch'io perché è utile, è proprio è utile. bello. Sì. Questo Adesso. quindi non dovete assolutamente comprare nulla, cioè solo appunto per la partecipazione, Roberto, per Bravissimo. ringraziarvi appunto perché siete stati qui un'ora e mezza, dovete scaricare sul suo sito che io vi ho girato via chat Sì, e poi si chiama. magari anche via email, se adesso non la vedete, comunque noi abbiamo tutte le email, poi sia io che Roberto vi contatteremo, quindi avrete un riferimento.
per contattarci. Ok, dovete semplicemente entrare in questa pagina che comunque vi ho dato, questa di promozione Tattino Webinar, Tattino Tikmill, e digitare la password Tikmill Ferrari. Ok, uno digita questa password e avrà accesso a poter scaricare questo Ah, pacchetto. aspetta, che la scrivo Tikmill tutto Tutto minuscolo. minuscolo, Tikmill Ferrari, tutto minuscolo, tutto attaccato. Tutto attaccato, ok. Questo per Bene. scaricarvi i tool che vi abbiamo fatto vedere senza, come si dice in questi casi, senza impegno. Sì, esattamente. Sì, allora la commissione di 4 euro, diciamo sul lotto circa, sia intorno, quindi sia in entrata che in uscita. Sì. Poi ci sono diverse domande allora sull'expert, in particolare sul risk reward, che infatti anche Riccardo concorda che 1,5 magari è meglio di 1,15. Ok, Sì. Sì. però direi che poi. Ah, una cosa importante, infatti, questa era una domanda che ti avevo fatto anch'io, che poi ha fatto Riccardo, ma anche Salvatore prima. Anche qualcun altro, hai messo dei limiti di negoziazione, nel senso che siccome magari su alcune fasce orarie c'è più volatilità e anche un po' più di qualità dal punto di vista degli spread, perché una cosa è magari andare a cercare un breakout su Londra, sull'orario di Londra, una cosa farlo mentre appunto magari sulla sessione asiatica. Tu hai previsto tra le variabili questa cosa qui, oppure fa tutto lui? Sì, allora in realtà lo rilascerò nelle prossime versioni. Adesso c'è una versione, quella 1.06, che rilascerò questo weekend, dove sarà implementato, diciamo, questo risk rendimento a 5, delle modifiche per quanto riguarda, diciamo, il suo resistance. Però questa idea tua è di fare comunque localizzare l'esecuzione dell'expert buyer su determinate fasce orarie, la implementerò, è in fase di completo, cioè è in fase di implementazione. E questo magari questi tributi, magari farlo girare solamente su quelle determinate fasce orarie. Sì, credo che comunque questo sia un valore aggiunto, perché ognuno può scegliere la fascia oraria, magari farlo lavorare solo, ne so, nelle fasce orarie di Londra e New York e evitare la sessione asiatica. E poi, come hai detto tu, Esatto. farlo girare sempre su euro dollaro, il più liquido, con lo spread più basso, le commissioni più basse e la qualità proprio anche poi su euro dollaro è superiore rispetto alle altre valute. Quindi Sì, non c'è bisogno di andare a cercare valute esotiche o altre è vero. cose. No, non ha Un'altra domanda senso. interessante è se consigli di farlo utilizzare con una VPS. Sì, sì, molto consigliato. La VPS ha la sua importanza perché comunque una, cioè, come dire, l'expert advisor funziona sempre. Poi, naturalmente, se uno vuole anche gestire le prime fasi di trading, quella è una cosa, però mantenerlo sempre attivo è vitale per l'expert advisor, per questa tipologia di expert. Poi, altra domanda che reputo importante, però me la sono persa, era su quanti trade fa al mese più o meno su euro-dollaro? Allora, sui Se 2000, proprio. diciamo, 2200, 2400 barra 2600 trades, dipende anche dai parametri, possiamo fare una media di 2-3 trades al giorno, dunque una trentina di trades al mese circa. Ok, Circa. quindi Sì, non sì, sì, sì. nemmeno tanti, cioè non è... che poi ovviamente 30-40, sì. dipende anche un po' dal time frame di riferimento, che però tu mi sembra di aver capito che consigli sul time frame 5 minuti. Ok, M5, sì, consiglio M5. allora io vi ho girato il link dove, perché mi chiedono dove andare a scaricare i tool. Io ho dato il link a tutti in chat, www.besttradingidea.com, Esatto, dove bravissimo. andate lì e c'è dovete inserire la password Tikmill Ferrari per scaricarvi Esatto. questi tool di gestione. Adesso tu stai facendo partire un backtest, giusto? Su, Sì, visto sto che facendo stai. vedere il backtest, esattamente. Quello che potete farlo anche voi, perché nel mio sito, qui, nella sezione EA, Sniper Breakout, do la possibilità di scaricare l'Expert Advisor, naturalmente, cioè deve essere attivata la licenza, la possibilità di scaricare l'Expert Advisor qui, download e la Sniper Breakout, uno clicca qui, scarica l'Expert Advisor e può fare tutti i backtest che desidera, tutti quanti. E dunque può fare anche così di qui.
Aspetta, ripeti perché è importante. Quindi vi potete andare direttamente dal sito di Roberto, farvi anche poi backtest su questo expert che ha presentato. Quindi massima trasparenza è sicuramente importante. Vi ho Esattamente. rigirato il link, grazie anche a Giovanni che mi ha corretto. Vi ho girato il link esatto dove trovare poi la promozione con TickMill. Esatto, sì. Bene, Giuseppe, io vabbè, qui comunque l'esperto il backtest continuerà, poi lo farete voi, diciamo, il backtest. Io direi che siamo forse un'ora e mezza che dura il webinar. Sì, io direi adesso chiudiamo il webinar perché comunque abbiamo sforato abbondantemente l'ora e quindi vedo che comunque il backtest sta andando bene. Da che periodo l'hai fatto partire? Dal 2014, adesso siamo Ah, ad ok. agosto, No, settembre 2014. Ha un sondamento lineare, come vedete, cioè ha un sondamento lineare. Ok, poi per qualsiasi informazione vi manderemo un'email sia io come dal punto di vista del broker di TickMill che poi Roberto per avere tutte le informazioni. Io vi Sì. ringrazio per la partecipazione. Grazie a tutti. E il link, Giuseppe, il link poi verrà messo su YouTube, giusto? Perché molti magari non sono riusciti a vederlo. Sì, la registrazione, allora per la registrazione, poi il tempo che venga fatta dal marketing verrà messo su YouTube. Quindi, appunto, io quando vi invierò le email è perché vi sto inviando la registrazione del webinar. Ottimo, va bene, perfetto. Grazie, Giuseppe, gentilissimo. Grazie a tutti e buonasera. Buonasera, ciao a tutti.